Siamo particolarmente felici di essere insieme nella casa del Signore. Quando il popolo di Dio si riunisce insieme, può contare sulla promessa di Dio, quivi Egli ha ordinata, stabilita la benedizione e la vita in eterno. Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola di Dio leggendo in Atti, al capitolo 16, dal verso 6. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. E, giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E, oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava, dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori della porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò, dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovino, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sile e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E, presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e, dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila.
Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che devo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Possiamo sedere. Quando il popolo del Signore si muove, qualcosa di grande succede sempre. E non a caso in Italia chiamiamo le evangelizzazioni spesso nelle nostre chiese campagne evangelistiche, all'estero crociate, ma ambedue le espressioni, i termini indicano che si tratta di una guerra, che si tratta di un combattimento. E quindi venire a una riunione di evangelizzazione non significa andiamo a vedere cosa fanno, ma significa andare là, combattere in preghiera dentro di sé, unirsi tutta la Chiesa e sostenere colui che predica, coloro che cantano, coloro che suonano, coloro che invitano la gente che passa e chiedere a Dio di operare. Non sempre è semplice così, come può andare in una chiesa numerosa impegnata in una evangelizzazione. Ci sono stati e ci sono posti raggiunti da uno, da due persone che sarebbero state ben liete di avere dietro tutta una serie di fratelli, sorelle, credenti impegnati nella preghiera per loro. E questo è il motivo per cui non possiamo stare fisicamente vicino a chi testimonia e predica l'Evangelo, ma possiamo stargli vicino in preghiera. La nostra preghiera può raggiungerli lì dove si trovano e possiamo ottenere delle precise risposte. È il secondo viaggio missionario di Paolo. Per confermare le giovani chiese del primo viaggio, spiegava anche la delibera del primo convegno pastorale mai tenuto prima, si era deciso di chiarire ai credenti giudei e non giudei che si stavano convertendo che non era necessaria l'osservanza di molte prescrizioni e molti ordini, comandi del passato, ma semplicemente alcune poche cose che venivano spiegate con unzione e guida spirituale da coloro che erano stati mandati dagli apostoli. Nel verso 8 si legge: «Discesero in Troas», e nel 10: «Cercammo subito di partire per la Macedonia». Il plurale «cercammo» da Troas in poi viene usato perché Luca, l'evangelista che ha scritto l'Evangelo e anche gli Atti, si è unito a loro e quindi inizia a parlare il cronista come al plurale. La prima cosa che ci suggerisce questa espressione, dovuta a una visione, un breve sogno, che si distingue appunto per la lunghezza o per la brevità, un breve sogno che Paolo ha avuto, una visione così lampo, per così dire, un uomo macedone che gli appare e gli dice: «Soccorrici». La prima cosa che ci suggerisce è la guida miracolosa, a cominciare da quella degli ostacoli. Non siamo molto abituati a vedere negli ostacoli la guida del Signore, ma dovremmo invece saperla scorgere. Qualche volta gli ostacoli dicono che non è il momento, che non è il luogo, che qualcosa di diverso deve essere fatto. E così leggiamo qui nel verso 6: «Avendo lo Spirito Santo vietato di annunziare la parola in Asia», dove Asia non sta per l'attuale continente di cui oggi noi parliamo, ma la Turchia.
Turchia molto benedetta dall'annuncio delle parole che i servi di Dio predicavano. Troverete in Turchia le sette lettere alle sette chiese contenute nei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. Ma Paolo non doveva andare in quel momento, non doveva andare lui. È probabile che altri, magari credenti locali, stavano facendo già quest'opera di preparazione. E nessuno si dovrebbe mai montare la testa quando vede dei risultati immediati. Quasi sempre quei risultati sono il frutto del lavoro che un altro prima di loro ha fatto. Uno ha piantato, un altro ha seminato, dice la scrittura, un altro ancora ha fatto crescere. Questo qualcuno che fa crescere sempre il Signore e non siamo mai noi. Al verso 7 viene ribadito: tentavano d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Ancora un ostacolo. Lo Spirito di Gesù. La lingua originale ci mostra così che lo Spirito Santo e Gesù vengono identificati. Sono persone distinte, Padre, Figlio, Spirito Santo, ma entrambi, Spirito e Gesù, sono Dio e possiedono la stessa natura, la stessa potenza nel rapportarsi con Paolo. Sia lo Spirito sia Gesù vengono presentati come impegnati ad ostacolare il disegno missionario di Paolo. Lo Spirito del Signore vietò la missione a Occidente e a Nord. Forse c'erano già credenti che rendevano testimonianza e Dio voleva usarsi di loro. Oppure forse il popolo non era ancora pronto per l'annunzio dell'Evangelo. Oppure occorreva prima rimuovere qualche potenziale opposizione. E sgombrato il campo, tutto sarebbe stato più semplice. Soccorrici. Ci parla di una guida miracolosa, a cominciare da quella degli ostacoli, per continuare con una guida dovuta a visioni. Nel verso 8 discesero in Troas e Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Sembra poco, ma qui lo Spirito Santo sta suggerendo a Paolo di spostare il suo asse di lavoro dall'Asia all'Europa, perché adesso era l'ora, era il momento di lasciare Asia, Palestina, e spostare il proprio interesse, focalizzare l'attività missionaria dell'Apostolo e dei suoi collaboratori in Europa, appunto la Macedonia. Per la verità, le visioni sono promesse ai giovani nella promessa pentecostale di Gioele: i vostri giovani avranno delle visioni. Ma ciò non toglie che Dio può darle anche all'Apostolo Paolo e fa come egli ritiene. E poi non gli dice vai a Roma direttamente, la capitale del mondo così chiamata dai latini, la metropoli dove tutto e tutti si incontrano, dove persino uno schiavo come Onesimo si può nascondere senza essere trovato dopo essere fuggito dalla casa di schiavitù. Ma il Signore gli dice di andare in Macedonia. Oggi 2 milioni di abitanti, poche città superano i 50.000 e la capitale contiene il 25% degli abitanti dello Stato, che è di nuova realizzazione perché è dovuta alla frantumazione dell'ex grande Jugoslavia. Vorrei dirvi che il Signore guida le cose in una maniera tale che noi possiamo predicare l'Evangelo secondo la sua guida miracolosa. E notate anche la guida miracolosa come è evidente nel metodo di lavoro. Andammo presso il fiume supponendo che qui vi fosse un luogo di preghiera. Quando non c'era una sinagoga, capitava spesso che ci si riuniva in un posto così, dice, dove supponevamo fosse un luogo di orazione.
L'arrendimento di Lidia, una pagana di Tiatiri, commerciante di preziosi vesti e che aveva una certa familiarità con la produzione della porpora, adesso fa il suo ingresso nella scena. È probabile che questo posto era di forma circolare, senza un tetto, presso le acque, il fiume oppure il mare, e veniva usato per le abluzioni. Lì Paolo trovò delle donne a cui parlò del Signore. Ma guardiamo insieme la guida miracolosa non solo degli apostoli, delle visioni, del metodo di lavoro, andare dove si immagina che ci siano persone, ma anche dell'intervento di Dio. Leggo al verso 14: Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Quando un cuore è chiuso non batte forte, ma dissero i due discepoli di Emmaus dopo l'incontro col Maestro Gesù risorto: non ardeva il cuor nostro mentre ci spiegava le scritture? Dunque Dio può aprire i nostri cuori e quello delle persone che ci ascoltano, alcuni dei quali sembrano disinteressati. Avrete fatto l'esperienza di parlare davanti a dei bambini che sembrano letteralmente ignorarvi, ma chi fa insegnamento ai bambini sa che se poi pone delle domande il bambino risponde, eppure sembrava così distratto. Dio rende il cuore della gente attenta alle cose sue. Ma la guida miracolosa del Signore, in questo grido che in visione riceve Paolo, soccorrici, è anche evidente nei risultati, perché dopo che fu battezzata con quelli di casa, dice il verso 15, ci pregò: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia. E ci fece forza. Chi sono questi di casa sua? Il marito? I figli? Gli schiavi? Tutte e due? Tutte e tre? Non sappiamo. L'unica cosa certa è che non si tratta di bambini, perché non sono nominati affatto. Il battesimo, ma anche l'ospitalità cristiana, sono qui due segni di vera conversione. Un vero cristiano fa il battesimo. Non si può essere cristiani senza decidere di fare un pubblico battesimo. Ma un vero cristiano è anche un uomo e una donna ospitale. Non tiene chiuso il salone di casa per le grandi occasioni che non arrivano, perché tiene la propria casa a disposizione dell'opera del Signore. E mi piace considerare insieme a voi che altrove battesimo è fatto dopo avere ascoltato. Filippo parla a un uomo in una strada deserto e gli dice: se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. E quell'uomo: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E a proposito dell'importanza dell'ospitalità cristiana, lo scrittore all'Epistola agli Ebrei dirà: alcuni senza saperlo hanno ospitato degli angeli. Non vide i risultati di Antiochia, dove folle vennero al Signore, di Corinto, di Efeso, ma accettò come volontà di Dio un campo di un piccolo posto chiamato Macedonia, dove una donna e pochi altri accettarono l'Evangelo. Dovremmo sempre sapere accettare la volontà di Dio. Soccorreci. Ci parla della guida spirituale, ma ci parla anche della vittoria spirituale. Prima di tutto una vittoria sugli spiriti, argomento che non sempre è affrontato doviziosamente. Leggo al verso qui 16: come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino. L'originale ha uno spirito pitone, e il nome, anzi è uno dei nomi del dio Apollo. La mitologia greca ne parla. Appena nacque uccise un serpente chiamato per andare contro sua madre,
sposa di Giove, così dice la mitologia. E tutti sapevano che uno spirito di Pitone è uno spirito che indovina. E qui c'era un vero e proprio commercio. Che cosa triste lucrare sulla difficoltà spirituale di qualcuno per fare soldi. La Chiesa di Dio dovrebbe sempre guardarsi da questa realtà. Dobbiamo starne lontani. Con l'indovinare, dice qui il verso 6, procacciava molto guadagno ai suoi padroni. È una virtù demoniaca. Ed è per questo che la legge di Mosè diceva: non si trova, o Israele, in mezzo a te chi faccia passare il suo figlio o la sua figlia per il fuoco. Facevano pure questo. Ancora oggi apprendiamo nei convegni missionari che ci sono tribù dove, in caso di siccità, di carestie prolungate, di difficoltà prolungate, offrono degli uomini, dei bambini in sacrificio alle divinità, pensando che è un modo per placarli. E la legge di Mosè proibiva questo. Diceva: non vi sia tra di voi chi esercita la divinazione, né pronosticatore, né augure, che vuol dire quelli che venivano pagati per fare auguri di buona fortuna, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Quindi sono tutte cose che la legge di Dio già aveva previsto che non dovevano esserci in mezzo al popolo del Signore. Ma la vittoria spirituale fu sugli spiriti, perché l'apostolo Paolo lo scacciò, ma fu anche senza gli spiriti. Che vuol dire? Vuol dire che nel verso 17 chi era posseduto diceva: questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ora, qualche credente semplice avrebbe detto: vedi, è dalla nostra parte, ci spiana la strada, ma non è così. La Chiesa di Dio non ha alcun bisogno dei complimenti del diavolo. La Chiesa di Dio non ha alcun bisogno della pubblicità del nemico della Chiesa. E gridava: sono servitori del Dio Altissimo. E voglio dire chiaramente che l'espressione è comune nel mondo spiritualista cosiddetto. Infatti è scritto negli Evangeli: dato un gran grido, disse: che c'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Nessuno meglio dei demoni, che una volta erano in cielo e poi fecero parte del gruppo che fu espulso perché si ribellò a Dio, circa un terzo degli angeli di Dio. In Apocalisse 12 dice che un terzo delle stelle lo seguivano, e quindi indicherebbe questo. Questi riconoscimenti, almeno quattro ne ricordiamo negli Evangeli di Marco e di Luca, Gesù li rifiutava. E quando gli spiriti stavano lì a dire: che c'è fra noi e te, o figliuolo dell'Iddio Altissimo, Gesù li bloccava e non voleva il loro riconoscimento. Così fece per molti giorni. Ma dice il verso 18: essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito. Notiamo, non lo disse a chi era posseduta, lo disse allo spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed esso uscì in quel istante. Certe manifestazioni sono più rare nei posti dove non vien dato molto spazio all'idolatria. Il culto idolatrico apre le porte alle manifestazioni di spiriti, e la Bibbia dice chiaramente che il culto agli idoli è un culto fatto ai demoni, e questo genera una problematica di episodi più frequenti in certi posti idolatrici e altri no. Ma notiamo insieme: Paolo annoiato disse: io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei.
È una pista che dobbiamo continuare ad usare. Non vogliamo tenerci i complimenti del diavolo e dei suoi prediletti figli, dei suoi discepoli, seguaci. E non dobbiamo neanche averne paura. Il nostro cosiddetto perbenismo cristiano attuale, dove le chiese non vedono sempre delle realtà spirituali del genere, non deve essere un freno alla manifestazione di tutto questo. In un posto dove un missionario alto 2 metri, pallido, curioso da vedere perché lì non era andato mai nessuno, si ritrovò a parlare del Signore al capo villaggio e gli disse: Gesù vi vuole salvare, perdonare dei vostri peccati. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo, i miei stregoni lo sanno anche fare. Ma sai, se voi accettate Gesù, Lui può guarire le vostre malattie. Noi non abbiamo bisogno di tutto questo, perché i miei stregoni sanno guarire le malattie. E allora il missionario disse: se accettate Gesù, Lui libererà le persone tra voi che sono indemoniate. Davvero? Vieni con me. E il missionario seguì il capo tribù, che si allontanò dal villaggio, e appena fuori, legato a un albero, c'era un uomo. Lo abbiamo messo qui oggi perché è incontrollabile. Pensi di poter fare qualcosa per lui? E quel missionario pregò all'istante: nel nome di Gesù Cristo, demoni, uscite da costui. E istantaneamente quell'uomo crollò. E quando riprese conoscenza e si rialzò, lo stregone disse: parlaci di questo Dio, abbiamo bisogno di un Dio così. Sì, noi vogliamo conservare la predicazione del vero Evangelo. Gesù salva, Gesù guarisce, Gesù battezza con lo Spirito Santo, Gesù ritorna e fra poco saremo per sempre insieme con Lui. Soccorrici. Ci parla anche di liberazione, prima di tutto dal dolore. Vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, trassero Paolo e collaboratori davanti ai magistrati, i pretori, che erano le autorità militari delle colonie, e accusarono Paolo di riti proibiti ai romani, e la loro battitura fu ingiusta. Fu così violenta che Paolo non fece in tempo a fermarli reclamando i suoi diritti di cittadino romano, ma appena ha potuto farlo l'ha fatto e si sono scusati molto insistentemente. Era cosa grave punire e battere un cittadino romano prima di averlo sottoposto a un regolare processo. Fu così che, stando in carcere, trascinato con la forza là, sulla mezzanotte Paolo e Sila, dice il verso 25, pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano, cantavano inni a Dio. Cosa cantavano? Non è detto, non è spiegato, ma possiamo tranquillamente affermare che oltre ai salmi, ai componimenti poetici già esistenti nel culto ebraico, sempre Dio ha dato una nuova innologia a ogni risveglio. E così, per esempio, il risveglio pentecostale ha avuto i suoi inni sulla Pentecoste, in altri tempi sul nome di Gesù, in altri tempi sul potere del sangue di Gesù, che ha visto molti inni parlare dell'argomento. Spesso, ultimamente, gli inni indicano un Gesù che sta per ritornare. E lo Spirito e la Sposa dicono: Amen. Vieni, Signore Gesù. È importante ricordare che cantavano inni a Dio. Non li cantavano a se stessi per far vedere la loro bravura canora. Non li cantavano agli altri per compiacere un uditorio venuto ad ascoltare un coro. Li cantavano a Dio. È scritto: Dio è re di tutta la terra,
cantategli un bell'inno. Ora, oggi gli argomenti sono come migliorare il sistema musicale, gli amplificatori, i grandi nemici della Chiesa del Signore. Dovunque vai, anche se hanno speso tanti soldi, trovi sempre qualcosa che non funziona. Ma Dio non ci ha chiesto di investire milioni di euro in questo, ci ha solo chiesto: cantategli un bell'inno. Ho sentito qualcuno in certe chiese senza musica cantare a due voci. Chi gliel'ha insegnato? Ho chiesto, mi hanno risposto: non so. Ma la moglie del pastore aveva tutto un gruppo di credenti che cantavano in seconda voce, risultando un perfetto equilibrio in quel culto privo di strumenti musicali. Vorrei dirvi che dobbiamo cantargli un bell'inno, e il salmista dirà nel Salmo 71: io spererò del continuo e a tutte le tue lodi ne aggiungerò delle altre. Vogliamo lodare il Signore e cantare al Signore. E la risposta venne. La liberazione fu così un'occasione di testimonianza. A un tratto, è scritto qui, vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Un gran terremoto che scrollò evidentemente gli anelli delle catene dal muro e quindi risultarono tutti liberi. Il carceriere sguainò la spada per uccidersi. Perché questo tentativo di suicidio? Perché spesso i carcerieri, era una brutta vita fare il carceriere, e chi fa l'agente di custodia anche oggi, che non è più come una volta, si lamenta e dice spesso: noi per un tempo limitato, loro giorno e notte, siamo insieme prigionieri, chiusi dentro. E c'è questa lamentela. A quel tempo il carceriere normalmente era un ex delinquente. Di conseguenza, se fuggivano i prigionieri, erano passibili di pena capitale. Ricordate quando Gesù è risorto? I capi sacerdoti corruppero le guardie, dicendo: non vi preoccupate, voi non dite che è risorto, dite qualche altra cosa, e se vi vogliono fare del male noi vi proteggeremo. Ma la potenza di Dio aveva fatto tutto questo, perché nessuno si illuda: se il Signore dice lo voglio, il miracolo accade e la liberazione giunge. E i terremoti di Dio sanno scuotere anche intere nazioni, aprendo le porte all'Evangelo. Fermati, non ucciderli, siamo tutti qui. Inevitabile che l'uomo fosse toccato profondamente. Signori, che devo fare per essere salvati? Ogni buon cristiano dovrebbe sapere a memoria Atti 16:31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Così, se ascoltiamo queste parole qui in questo luogo o attraverso i mezzi di comunicazione in atto, attivi in questo momento, non dimentichiamolo mai. Non vuole salvare solo a noi, vuole salvare noi e la nostra famiglia. E così, dice 16:32, annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Il risultato venne subito. Proprio come Lidia, appena convertita, anche la guardia carceraria, dice il verso 33, li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lì con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. Vorrei dirvi che quando Dio salva qualcuno e la sua famiglia, il risultato non può che essere questo. Prima di tutto fare il battesimo, perché non esiste un cristiano che non fa il battesimo. Se sei salvato vuoi dire a Dio, al mondo, alla Chiesa
eppure faglielo sapere al diavolo. Ora io appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per tutta l'eternità. Fu battezzato, li ospitò e si rallegrava perché aveva creduto in Dio. Soccorrici, è il grido delle persone senza Dio, e noi vogliamo andare incontro alle loro necessità e ai loro bisogni. Soccorrici. Ci alziamo in piedi. Ogni capo chinato e ogni occhio è chiuso. Lo Spirito del Signore si muove in mezzo a noi. Noi desideriamo che Lui possa operare. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù veniamo a Te. Domandiamo la Tua grazia e benedizione su ciascuno che ode queste parole. La predicazione della Tua parola produce fede nel cuore degli uomini che si aprono a Te. E noi vogliamo pregarti che Tu possa benedire ognuno che ha ascoltato e quanti in questo momento stanno dicendo che devo fare. Tu, Signore, aiutaci a poter annunciare efficacemente: credi in Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Benedici ogni persona e ogni sua famiglia. Fai che tutti possano trovare in Gesù l'aiuto e il conforto. Accetta la nostra preghiera per tutti, per questo mondo che soffre senza Dio e speranza. Lo domandiamo e chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno.